Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Non Trip, bentornati in un nuovo episodio di The Infected. Sono tornato qua ragazzi, a piedi nudi, nella palude. Perché a piedi nudi nella palude? Perché effettivamente, come cazzo si fa? Perché effettivamente, vedi, sono non ho le scarpe, quindi sono a piedi nudi nella palude. Perfetto. Ok, vediamo di beccare qualche croccodillo, croccodillo. Cos'è il crocodillo? Crocodillo. Ho fatto un po' di frecce. Ok, adesso ne ho 13. Perché non lo so, ma non compaiono più questi. Che cazzo è quell'affare? Una volpe, una volpe! Porca puttana, la volpe! Merda. Ma scusi, ma lei nella palude, signora volpe, non si fa. Cazzarola. Mi ha infettato di sto cippolo. Ecco qua. Venda medicata, fortunatamente abbiamo un bel po' di queste vende medicate adesso. Sono andato anche, diciamo, nella. Come si chiama quella? La grotta, diciamo, vabbè. Quella grotta dove in pratica. Ma i coccodrilli qua si sono estinti? Dove poter scavare, che ne so, un po' di materiale, ma effettivamente. Nella grotta vicino casa ci trovo solo piombo. Quindi quello là. Quindi ho trovato un po' di piombo, in realtà un botto di piombo, non so che cacchio farmene tutto quel piombo, a me servono ben altri materiali. Zoccatò! Zoccatò! Ui, carica sta freccia. Zoccatò! Zoccatò! E... Nell'occhio quasi. Nella testa! Che cacchio muori? Allora, già ne ho visto un altro. Le frecce di pietra purtroppo hanno il 50% di probabilità di rompersi. E non sono come quelle, diciamo, di osso. E quelle di rosso non si rompono mai. Però c'è scritto quelle d'osso che si creano nel banco da lavoro, ma non è assolutamente vero. Che cazzo è successo? Coccodrillo dietro, vero? Vabbè, tanto la mia vita massima non può scendere di più di così, quindi. Porcaccia la miseria! Una ne ho presa, non va bene. Prendiamone delle altre e ritorno là. Porca. Comunque, vi dicevo. Qua dice. Madonna. Che la freccia d'osso è realizzabile sul banco da lavoro. Ma non è vero. Ok, raga. È falso. Mentono. Mentono spudoratamente. Perché si creano sul banco da lavoro. Avanzato. Quindi maledetti bastardi. Correggete sta cosa. Perché se no uno ovvio che legge banco da lavoro come le frecce normali. Anche le frecce normali si creano sul banco da lavoro, no? Crea cioè, dal giocatore o sul banco da lavoro. Queste qua sul banco da lavoro. Però io le creo sul banco da lavoro e non funzionano perché ci vuole l'altro avanzato, maledetti. Vabbè, torno là, ragazzi, e poi. Eccoci qua di nuovo. Allora. Sono ritornato qui nella palude, eccola qua. Quindi, vediamo di. Forse non è stata una grande idea a questo punto del gioco venire a piedi nudi nella palude con i crocodilli. Con i cocchi che girano, eh. Però, che ne so, io. Maledetti co. Eccoli là, guarda, guarda come bastardo. Guarda che bastardo, adesso vengo lì. Prenderò la tua pelle e ci farò una borsa. Eh sì, perché ragazzi, il nostro felice. Survivalist qua. Gli è stato praticamente detto: vai nella palude a piedi nudi e uccidi qualche coccodrillo per fare una borsa. Questo l'ha detto la ragazza di Felice. Perché sì, Felice ha una ragazza immaginaria. Immaginaria ovviamente perché non c'è solo lui qui. A parte qualche zombie vambis, eccetera. Però, insomma, non so se l'ho preso stavolta. Vabbè. Così, coccodrillo, posso lanciare la mia lancia? Che non mi ricordo dov'è. Scusi, eh. Quando la trovo. Sul 3? Ovviamente sì. Ma sul serio? No! Parola. No! Fammi curare, porcaccia la miseria. Ma quante cazzo di frecce ci vogliono per uccidere sto stronzo? Cosa non si fa per amore? Allora, vediamo un po' dove sono. Sti stro.
Dai. E mo vediamo. Chi è quello là? Un lupo. Caro il mio lupo. Prima che mi rompi le palle, mi dispiace, ma so che non mi hai fatto niente. Però sicuramente. Sì, c'è caldo, capito. Anche qua c'è caldo. Sicuramente. Oh. E basta. Tanto questo mi ammazza, sicuro. Tra l'altro noi abbiamo uno sputo di vita, quindi non devi evitare. Perché il croccodrillo ci sciotte, il croccodrillo qua. Cocco, venga, venga. Acchio, quanti sono? Uno, due. Venga, Cocco. Ah, we go. Due. Ah, no, solo frecce, solo frecce. Ah, fanculo. Dov'è quello con la lancia piantata? Ok. Una. Freccia, freccia. Recupera un po' di frecce. Ne abbiamo 9, ne abbiamo persa una. Perfetto. Crocodiles. E we go. Una. E due. E tre. La mia salute come sta? Perché stiamo accaldati, eh. E l'occhio. Bravissimo. Quante frecce abbiamo perso? Cazzo, troppe. Troppe. Vorrei capire il coccodrillo come fa. No, il coccodrillo quello con la lancia piantata. Dove cazzo sta? Oh Cristo. Dammi questo coso, please. Prego, muori che. Sì, muori. Cacchio, muori. Più frecce? Che faccio? Ti sputo? Aiuto! Finirò anche la stamina di questo passo. Quello è il fatto. Allora, lei coccodrillo sicuramente si buggerà qua. Qua ci sono le cose, ci sono le pietre. Dove cazzo sta? Oh, ma dove cacchio vai? Qua sto. A me gli manca una puntina, eh. Merda. Oh, è morto, è morto, è morto. Abbiamo uno di vita. Venga. Freccia, coccodrillo, raccogli. Altre frecce qua. Una. Porca c'è la miseria. Fermi tutti. Magnati sta roba. Mangia. Bevi. Cacchio bevi. Qua da idratazione sta roba. Peso 7,35. Magna tutto. Ok, almeno. Vabbè. Un po' di salute ce la siamo riguadagnata. Stiamo messi male perché. Ah, perché stiamo ultra pesanti qua. Perfetto, mangiati sta roba. Butta della carne qua, mangiatelo. Ragazzi, che carne ne abbiamo. Che faccio per far risalire la mia resistenza al sole? Qua c'è l'ombra, sono sotto. No. Sono sotto niente praticamente. Qui c'è un po' di ombra. Andiamo qua. Sale? Sì, sale. Quante ne abbiamo? Tre. Cos'è che ne avevamo preso l'altra volta? Secondo me me ne mancano altre tre. Però io ho due frecce. Non ho più la lancia. La lancia si è rotta ovviamente quando l'ho tirata. Dio. Cazzarola. Riusciamo a fare delle frecce al volo? Oh. Proviamo. Cacchio. Abbiamo della pietra? No, non abbiamo pietre. Vorrei romperla da lì. Oh, ragazzi, solo per vedere se riusciamo a star qui, perché non mi va di tornare indietro, porcaccia la miseria. Ancora una volta. Sasso piccolo, proviamo un sasso piccolo. Allora, piuma sasso piccolo, questo ce l'abbiamo. Allora, sasso piccolo.
un bastone. Me lo dai il bastone? Un bastone. Una piuma che manca. Cazzo, manca la corda. Porca, c'è la miseria. No, la corda ci manca. E la corda non posso farla qua, giusto? No, non posso fare la corda qua. Porco, c'ho due. Ultima speranza. Banco da lavoro qui. Ma scusa, dov'è? Asse e chiodo. E per i chiodi non ce li abbiamo. Ci serve l'incudine. Per l'incudine serve il lingotti di ferro. No, niente, non siamo fottuti. Perfetto. E niente, raga, dobbiamo per forza tornare indietro. Abbiamo. Quanti sono questi? Tre? No, sì, tre. Tre, due, cinque. Quanti che ne servivano? Ma mi sembra un botto, tipo otto e qualcosa. Otto. Tre, secondo me non abbiamo otto, ne mancano due. Porcaccio, due. Due frecce. Sì, ma si rompe. Cioè, c'è scritto il 50% di rottura nelle frecce, però porcaccia la miseria. Ma che 50%? Guarda, è un po' di più, secondo me. Però lì cocchi. Se ne fosse uno che si buggasse, magari. Tipo qua. Ti puoi buggare qua? No. Ok. Se pure mettiamoci anche, che ne so, una fetta di gulo. E poi stiamo a posto. No. Dammi la corda, brutto bastardo. Cosa mi hai dato? Che cazzo mi ha dato? Niente. Carino. Mi ha dato nulla. Vabbè, raga, torniamo a casa. Torniamo a casa e niente. Per forza, obbligatoriamente. La casina bella. Devo rifarmi delle frecce. Cacchio. Ecco. Ah, ok. Allora, sono tornato a casa e sono ritornato indietro e ho fatto delle frecce nuove. Oh, e da quello che ho capito, guardando il contenuto delle chest, dovrebbe mancarne uno. Uno ne manca. E che palle, però vai avanti, torni indietro, vai avanti, torni indietro. Casino. Oh, mi ammazzate, per carità, non ci voglio ritornare, quindi. Dove siete? Non è un gatto. Pianta di melone, raccolto. Pianta di melone, ok, però guardiamoci anche un po' intorno. Non vedo i cocchi. Cocco! Sta anche facendo buio. Eccolo, eccolo, eccolo. L'ho visto, sono due là. Fermi tutti. Ok, recuperiamo un attimo vigore, guardiamoci un attimo intorno, che non spawnino qua intorno. Ok. Cocco. Venga, venga. Venga lei. Uno dei due, venga, venga lei. Ok, venga lei. Dai, venga, venga. Tac. Vai. Cazzarola. Morici! Ma di cacchio sono? Recupero le frecce, recupero le frecce. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Fermi tutti. No, me ne vado. Basta, basta, basta. Ok. Via, via. Via di qua. Sì. Via, 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 via. Ma che stai scemi? Via, via, via. Mi spawnano intorno, sti bastardi. Tu mi servi come. No! Ed è spawnato davanti ai miei occhi. Bastardo! Mi serve una piuma solo. Ma che. Vabbè, ragazzi, torno a casa. E ci vediamo quando sono tornato a casa. A dopo. Ok, ragazzi, sono tornato a casa. E. Credo che sia meglio accendere il fuoco qui per. Un po' di. No, scherzavo.
Non è ora di accendere il fuoco. Vabbè, dammi per adesso due bastoni, va che li mettiamo un attimo dentro qui. Ok. Accendiamo il fuoco, dicevo. Perché ora di cucinare la carne ne ho un botto, praticamente. Questa non anche a male, vabbè. Ci farò tipo del biocarburante, robe varie. Qui, eccola qua, ragazzi. Abbiamo la nostra pelle di coccodrillo. Porcaccia la miseria, era anche ora. E avrei un po' fame, però vabbè. Cazzo, siamo strapesanti con sta roba, però, eh. Mannaggia. Va bene. Allora, andiamo con la velocità. Va bene, dai. Prima mangiamo. Proteine. E il fatto è che ci farà venire sete sta roba. Mangia. Mangia. Ma mi dai? No? Che cazzo? Mi sta dando niente. Perché così poco? Che senso ha? Così poco, scusa. Boh, vabbè. Però comunque la sete scende, eh. Però non è che... Andate a fanculo, va. No, perché... Cioè, la sete scende, ma non salgono, non salgono le proteine. Che cazzarola. Siete tutto buggato qua. Qua è tutto buggato, mo la borraccia grande anche mi serve. Però raga, la borraccia grande facciamo così, va. Bevi di sta acqua qua anche se è sporca, ti calerà la vita, chi se ne frega, bevila. Ok, tanto per 10 li possiamo anche buttare. Allora, adesso ho finalmente lo zaino grande. Due di corda. Ok, due di corda. Dividi, dividi. Non mi dire che devo farlo sul banco da lavoro esperto lì, che ne so, ma fammelo fare sul banco da lavoro normale, perché altrimenti sto di matto. No, scusa, eh. Con tutto il bene che ti voglio, ma... Perché no? Dove cazzo si fa sta roba? Tutto il lavoro per niente. Dov'è che si fa? Si farà qua, sicuro. Che scommetti? Realizzabile su telaio. Tecnologia non ottenuta. Quindi dobbiamo per forza andare a cercare sta tecnologia del telaio. Che cacchio però. Anche la sega circolare non c'è. Anche questo non c'è. Noi che cacchio di tecnologia abbiamo? Scusatemi. Abbiamo la batteria solare. Vabbè. L'estrattore di petrolio, la turbina eolica e la casetta dell'acqua. Sapete che quasi quasi potremmo fare, cioè, già la corrente, perché abbiamo la turbina, la casetta dell'acqua e la batteria. E secondo me noi potremmo in pratica già generare corrente elettrica. Sapete che forse sì? Posizionabile energia. Oh, cacchio, cobalto. Piombo, alluminio. Eh no. Cioè sì. Però mi manca il cobalto. Il cobalto. Ne ho due. Quindi non è esattamente. No, dobbiamo per forza andare ad esplorare in giro. Però diciamo che per questo episodio finiamo prima qui. Vabbè, mettiamo giù sta pelle di coccodrillo. Nel frattempo ce l'abbiamo, potremmo anche fare lo zaino. Una volta che abbiamo sto cacchio di telaio, tecnologia del telaio, vabbè, poi ci guarderemo nel prossimo episodes, magari proveremo a fare un'esplorazione in un altro villaggio. Andiamo a cercare sti cacchi di materiali che o sti progetti che servono per fare il telaio. Mi avete detto anche di fare tipo il caschetto per la luce. Però si fa col Kevlar, io il Kevlar non ce l'ho. Cioè, ne ho, però non è sufficiente. A parte che non vedo un cacchio. Il Kevlar ne ho. Eccolo qua. 4. Non è sufficiente perché me ne servono. Ne siamo 6. Quindi, no. Non posso farlo. 6. Poi 3 di stoffa. E neanche la stoffa riesco a fare perché mi manca quel...
Sempre il telaio. Si fa sulla stoffa. Dove cazzo sta? Infatti non ce l'ho, solo il Kevlar. Forse la stoffa l'ho già utilizzata. Va bene. E facciamo una cosa, dormiamo per favore, così almeno facciamo giorno. Porcaccio 2, non vedo niente. E andiamo a vedere se riusciamo a fare quella. Il tetto, tutte le cose. Vabbè, ci svegliamo di buona mattina. Qua come stiamo messi adesso? No, questi li dovremmo anche mettere giù. È troppo tipo avariato qua, non ci occupa solo peso e basta sta roba, scusa. Cazzo, che cosa ho fatto? Che ho premuto? Ok. E vabbè, anche questi mettili giù. E vediamo un po', qua c'è del pesce, poi ah, un'altra cosa che volevo fare, solo che non so dove mettermelo, è quello il fatto. E quello per essiccare la carne. Cioè, potrei anche metterlo qua, vediamo se lo trovo. Quello per essiccare la carne, oggetti in massa, cibo e bevande. No, questo pare serve l'alluminio. L'alluminio. Ah, questi si possono fare. Spezzatino, melone, tre funghi e una plastica. Vabbè, poi. E questo? Più uno, la salute massima. Olio, ora che torno a 100. Cibo variato, anche il cibo variato. Ah, no, non si può fare quello. Va bene, e la borraccia questa. La butterò quando farò questa. Quindi, cosa dicevo? Volevo fare quello per essiccare la carne, ma non mi ricordo. Alimento, mobili, altri. Non so dove trovarlo in realtà. Stoccaggio. Stoccaggio no, perché questo è il supporto per armi. Appendiabiti. Questo è per la legna d'ardere, gli scaffali. Dov'è quello per. È questo? No, appendiabiti, scusate. Oh, li guardo tutti. Questo cos'è? Mattone asciutto. Mattone asciutto. Come si traduce mattone asciutto letteralmente nell'inglese? Brick. Non lo so. Non so come si traduce asciutto. Vabbè, perché forse hanno sbagliato, forse è questo. Forse è questo, e l'hanno sbagliato a tradurre. Lingotto di ferro, due corda, otto bastoni. Mi sa che, vedete, c'ha dei gancetti per appendere la carne. O qualsiasi altra cosa sia. E sì, non so dove metterlo, ragazzi. Vabbè, per il momento facciamo una cosa, temporaneamente. Lo mettiamo un attimo. Lo mettiamo qua, dai. Probabilmente li mettiamo qua, ne facciamo due e li mettiamo qua. E poi diciamo che lingotto di ferro 2. Momento, ok, un altro, grazie, sì. Che perlomeno abbiamo sti lingotti di ferro. Corda 2. Quindi corda 2. Ok, andiamo a mettere la corda. Non è vero, perché la corda sono 4. Altre due. Thank you. Ok. Ok, e 16 bastoni. Porca sono miseria. Salve, come va? Tutto bene? Può fermare un attimo? Lei? Così. Che cazzo va? Che cazzo sta fa? Niente, si è fermato a fare la cacca quello. Si è visto? Mo' ha urlato, poi. Sì. Non si può neanche cagare in pace, mi sa. Mi dispiace. Bambi, navitacci. Allora, tanto la freccia si è rotta. Esatto. E quindi, i bastoni, si diceva. I bastoni, bastoni, bastoni. Vedi che mi fa distrarre sto cacchio di cosa. Prendiamocene quanti più possibili. Mi sa che sono finiti. Almeno uno riusciamo a farlo. Sì, uno sì. Ok. Non so se è questo. Vediamo un po'. Proviamo, facciamo una prova. Prima che vada male sta roba che già sta andando male. Quanto ci vuole? 34 secondi prima che vada male. Aspetta, mettilo qua. Tac. Tac. Ok, si sono fermati 28 secondi e 27 secondi. Scade. Quindi non scade più. E si dovrebbe essiccare comunque, no? Sì, sì. Mancano tre bastoni, porca c'è la miseria. Mo io adesso chissà dove cacchio li vado a trovare. Qui abbiamo due lingotti di ferro che ci sono avanzati, li mettiamo giù un attimo perché sennò siamo appesantiti troppo, cioè più che altro
Non è che siamo pesantiti, ma non c'è spazio. E dove è che li mettevo i chiodi qua? Ok, mettiamo giù qua i chiodi. I semi li mettiamo giù di qua. La grasso animale qui. Tac, perfetto. Adesso qua non abbiamo più niente da mangiare. Proteine fanno veramente schifo. Ok. Tutto nella norma. Beh, raccogliamola. Non so perché non... Mangia, mangia. Oh, vedete che adesso va meglio sta roba? Togli sta roba, per favore. Togli l'arco. Perché non me lo fai più mangiare, scusa? Mangia così. Ok. Vai. Bevi? No, non bevi più. Bevi così. Perfetto. Mamma mia, ne siete da panico. Ok, carboidrati, va bene, il resto ci guarderemo. Molto bene. Come cosa finale? Tac. Cerchiamo di finire sta roba. Però sì, sarebbe utile prendere sti tronchi, metterli sul carretto. E ok, far così, insomma. Andare via col carretto, perché sennò ci mettiamo gli anni. Ok. Perfetto. Anche qua bisognerebbe fare sta roba. Cosa manca, scusa? Un tronco, va bene. No! No! Vabbè. Qui cosa ci sono? Qua mancano. Mancherebbero tutte le assi in realtà, però. Poi ci pensiamo. Posso? Mi posso saltare? Forse posso metterli da qua. Ok. Posso anche fare così. Molto bene. Quindi. Potevo farlo da là, ma non da qua. Vaffan. Vaffan tutto. Allora, questo. Tac, tac. Ok, andiamo giù col carretto. Poi, di qua. Ok. Pio quaret. Anzi, aspetta che mi piglio anche un po' di tavole, va. Che non si sa mai. Ok. Rifiniamo il tutto. Molto bene. Poi la porta. Cazzo. Ok. Ok. Molto bene. Ce n'è più? Ce n'è più. Ok, qua mancano ancora dei tronchi. Quasi quasi. No, ma forse ne mancano pochi. Po 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 pochi. Ok. Vediamo questi tre, vediamo se sono sufficienti. Non saranno mai sufficienti. Allora. Ok, va bene. La porta l'abbiamo fatta, quindi al massimo qua ne mancano 2, 3, 4, 5, 6 tronchi. Due viaggi a mano o uno col carretto. Facciamo uno col carretto, va. Ma pigliali. Ok. Vai. Vada, vada. Ma comincia anche a piovere, sono senza tetto. Vai. Ok. Non è vero. Perfetto, vabbè. Dato che siamo qua, facciamoci il tetto, posizionabili, costruzione. Adesso io ho il tetto qua.
Eccolo qua, soffitto di legno, lo mettiamo qua. Allora, lo mettiamo, ma sì, dai, mettilo così. 2, 3, 4. No, aspetta, stavolta però voglio fare le cose fatte bene, almeno col tetto, dai. Facciamo le cose fatte bene. Delete. Allora. Come lo metti così? Io voglio girarlo, quindi ruota. Così, ok. Così. 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 No. Mettimelo. Ok. Qua manca il solito pezzettin. Bene. Perfetto. Devo mettere. Prendere altri. Questi troncacchi. Non si può sentire, però vabbè. Tac. Wow. Scusa. Ok. We go. Ragazzi, avrò tagliato un botto in questo video, quindi cerco di fare il prima possibile. Ok. Ok. Tac. Bene. E giù. Ripigliamo i materiali. Ok, un sporco lavoro, ma qualcuno deve pure farlo sta cosa. Vai, tac. Ripiglia tutto. Andiamo su ancora. Ok. Ok. Bene. Pari dai. Ne servono un botto però, eh. Cioè, non è che. So anche che c'è il modo per farsi, tipo. Ce lo facciamo insieme, ragazzi, se riusciamo. No, aspetta, però mi servono ste tavole perché sennò. Possiamo prenderle? Ok. Il martello per riparare le cose. Martello per riparare le cose, vorrei farlo insieme a voi perché sennò faccio tutta la roba questa che voi vedete niente e non è bello. Allora, tac, qua ci mettiamo l'ultimo pezzo di tetto, se me lo equipo. Ok, dovrebbe essere dritto così, sì, perfetto. Bene. Aggiungi le assi, aggiungi ste robe, boom, perfetto, finito, raga. Ok, e questa è la stanza sopra, dove attualmente io non ho fatto nessunissima porta, ma boh, vabbè, ma vediamo. Non so perché non ci ho fatto nessuna porta, anche perché io dovrò comunque uscire sul balcone, no? Ho detto ci faccio un balcone, tipo un terrazzo, ma da qualche parte. Ah no, c'è la porta, eccola qua. Adesso dico. No, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Poi vedremo comunque, ragazzi, come andrà a finire la situation. Perfetto, prendimi uno di questi, dai. No, questo lo lascio qua. Sto cacchio. Lo porto su. E mi prendo. Scusate se sto facendo le cose un po' velocemente. Questo. Allora, prendi questo. Raccogli. Ok. Una. Senti, un po' di bastoni. Merda. Un po' di bastoni, please. Raccogli. Raccogli. Devo anche fare quello per la legna da ardere, ma vabbè. Ah, questi mi sa che mi despawnano se li lascio qua. Allora. Ah, Dio, che stress. Ok. Ecco perché volevo lo zaino grande.
Perfetto. Allora, tac. Ok, anche questo è finito. Bene, ragazzi, allora diciamo che a questo punto, diciamo che io vi saluto qui, vi do appuntamento alla prossima. Mi vado a fare solo se no non vediamo un tubo, se mi faccio tutta la roba off camera. Vado a fare la posizionabili, stoccaggio, quello per i tronchi, no? Bastoni, legna da ardere, esatto. Questo per la legna da ardere, per adesso lo metto qui, poi magari me lo sposterò io. E credo che si faccia comunque solo con i bastoni. Ok, e non saprei neanche il martello qua di pietra. Un bastone, un sasso piccolo e una corda. Un bastone, un sasso piccolo e una corda. Un bastone, un sasso piccolo e una corda. Corda ce l'abbiamo. Ce n'è una. E un sasso piccolo. Eccolo qua. Ok? Allora, un bastone, un sasso piccolo e una corda. Martello di pietra ce l'abbiamo, ragazzi. Eccolo qua. Noi ci vediamo comunque. Alla prossima, ricordate di lasciare like, commenti, condivisioni, insomma, qua sotto, ragazzi, e di lasciare, insomma, il mi piace è importante per, diciamo, supportare il canale senza spendere mezzo euro. Quindi fatemelo, per favore, e noi ci vediamo, come detto, alla prossima. Intanto vi ringrazio già in anticipo per chi lascia like. E niente, ragazzi, ricordatevi che comunque per voi è gratis e a me cambia la qualità della vita. Ciao!